Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Siamo qui che parliamo di Formula 1, del Gran Premio di Miami e parliamo di cosa? Di un Max Verstappen che gli devo chiedere scusa. Gli devo semplicemente chiedere scusa, ma prima di tutto iscrivetevi al canale, attivate la campanella, così ogni volta che uscirà un nuovo contenuto vi arriverà la notifica sul vostro cellulare. Andate sui miei canali social, Facebook, Instagram e Twitter per essere sempre aggiornati su tutto. Perché devo chiedere scusa a Max Verstappen? Perché io ho sempre detto che Max Verstappen era un buon pilota, un ottimo pilota, però aveva la macchina migliore. Ma ieri mi ha dimostrato, per l'ennesima volta, mi ha dato lo schiaffo morale per quello che io pensavo. Max Verstappen, signor Mario, è un fenomeno, è un fenomeno. È partito dalla nona posizione, è partito come il più, come posso dire, il più prudente corridore, uno che era la prima corsa che faceva, perché sapeva che in quel traffico poteva rischiare qualcosa. Sapeva benissimo che quando la sua Red Bull avrebbe preso ritmo, non ce n'era per nessuno. Ha perso anche una posizione in partenza, ma dopo ha cominciato a superare, ha fatto fuori Gasly, Ocon. Ma il sorpasso che mi ha sorpreso più di tutti è stato quello su Magnussen e Leclerc. I due stavano combattendo uno per l'altro per la posizione. Verstappen era dietro, apre il DRS, non ce n'è per nessuno. Non ce n'è per nessuno, signori miei, di cosa vogliamo parlare? Dopo ha superato Hamilton, a Russell, che l'ha superato come un principiante, l'ha superato come che Russell fosse il rookie della situazione. Sappiamo cosa è successo a Baku, che nel contrasto Russell l'ha mandato quasi a muro, ma lui l'ha superato come niente fosse. Poi ha superato Sainz. Ha superato Sainz, l'ha superato per l'ennesima volta una Ferrari che non si riesce a difendere. Lo stesso Alonso. Non è che Alonso ha detto io trattengo, perché tutti sono consapevoli che la loro corsa non è contro la Red Bull. La Red Bull è di un altro pianeta. Sono tutti consapevoli di questo. Sono tutti consapevoli che c'è un campionato di A e un campionato di B. Poi c'è stato il primo sorpasso come si chiama? Su Perez, però è stato perché Perez è andato nei box, ha cambiato le gomme e l'ha superato così. Ma ha fatto uno stick perfetto, signori miei. Lui con la gomma bianca ha fatto ben 45 giri, cosa che non ha fatto nessuno. Lui è riuscito oltre quello che io non riesco a capire come ha fatto, perché lui ha dovuto combattere, perché partiva dalla nona posizione, ha fatto sorpassi, la gomma l'ha dovuta consumare, ma lui con la gomma bianca ha fatto 45 giri, cosa che non ha fatto, come si chiama? Cosa che non ha fatto Hamilton o Perez ha fatto molti meno giri di Verstappen con la gomma bianca. È stato perfetto. Lui il sorpasso, la vittoria l'ha fatta mentre Perez è andato ai box. E la cosa bella è che il pit stop è stato più veloce, è stato più lento quello di Verstappen. Il pit stop, a differenza, se andiamo a prendere il pit stop di Perez e Verstappen, quello di Verstappen è stato più lento. È stato più lento. Ma invece ha dominato, signori miei. Io alzo le mani, dico complimenti, complimenti. L'alieno è sceso fra di noi. Io avevo questo dubbio, l'ha detto anche nel video di ieri sera. Speravo che la Red Bull facesse
lottare i due piloti della stessa scuderia, Perez e Max. Ma non c'è paragone, signori miei. Oggi il grande sconfitto di questo Gran Premio di Miami è proprio Perez, perché con la stessa macchina non riesce a tenere il passo di Verstappen. Non riesce a tenere il passo di Verstappen. Verstappen è di tutta un'altra categoria. Poi gli esperti possono dire che la Red Bull ha voluto avvantaggiare, come si chiama, Verstappen per il pit stop. Questo non lo so, sono sincero, questo non lo so, non sono un esperto. In questi giorni valuteremo per farlo, quando uscirà il prossimo video, che ora ci sono 2 settimane di stop. Il prossimo Gran Premio si torna in Europa, si torna in Italia, il Gran Premio di Imola, il Gran Premio dell'Emilia Romagna. Ma no, signori miei, è spettacolo. No, no, ditemi voi se questo non è spettacolo. Ha fatto quello che la Liberty Media con la Formula 1 e la FIA, se vuole fare lo spettacolo, se vuole che il pubblico si diverta, deve fare la legge. Da oggi in poi la macchina di Verstappen parte dall'ultima posizione per fare il divertimento. Sono signori miei, qua si arriva alla sosta estiva con Verstappen già campione del mondo. Le parole che ha detto Russell, che alla fine sono giuste, lui ha detto: questi due, Perez e Max Verstappen, alla fine potranno vincere tutte le gare. E così è. In 5 Gran Premio abbiamo 5 vittorie Red Bull, 4 doppiette, ci sono 3 vittorie di Verstappen e 2 vittorie di Perez. Signori miei, ditemi voi di cosa vogliamo parlare. Il primo degli altri, di quelli che fanno l'altro campionato, è Alonso, e Alonso è a 26 secondi, signori. Alonso è a 26 secondi, Alonso parte secondo da uno che è partito nono, Russell 33, Sainz 42 secondi, Hamilton 51, Leclerc 52, Pierre Gasly 56, Ocon 58, Magnussen quasi un minuto e due secondi. Ma di cosa vogliamo parlare? Ditemi voi di cosa vogliamo parlare. Questa Formula 1 non è andata. O si decide qualcosa per equilibrare il sistema, oppure il sistema secondo me crolla, perché non si può andare da qui agli altri 6 anni a vedere un monopolio solo Red Bull. Che arriviamo al monopolio Mercedes, quello che ha vinto 8-7 Gran Premi consecutivi, però non c'era più l'appeal, non c'era più le persone, il pubblico si era allontanato. Il mondiale del 2021, quando fino all'ultima gara Hamilton e Verstappen hanno lottato, quello piace. Dobbiamo arrivare al punto, e questa deve essere la FIA e Liberty Media con la Formula 1, a trovare un sistema di fare almeno 3 macchine competitive, perché così non c'è più divertimento. Ma non colpa della Red Bull, per la incompetenza delle altre scuderie, perché le altre scuderie sono incompetenti. Come ha detto anche Toto Wolff, che verrà la Mercedes B, quella la seconda monoposto che hanno fatto queste, ha detto: non vi aspettate miracoli. Non vi aspettate miracoli. Alonso ottiene il suo ennesimo terzo posto. Russell ha fatto un buon quarto posto. Sainz ha fatto tutto quello che aveva fatto. Non so se alla fine poteva lottare contro Russell, però quell'entrata, lui ha rovinato la gara, quell'entrata troppo veloce in pit lane per quando doveva fare il cambio gomme. Ma io dico una cosa: tu sai che sta entrando in pit lane, non vai piano. Questi sono errori da principiante. Tu sai benissimo che sta entrando in pit lane, sta andando a cambiare le gomme, ma entra con intelligenza. Ma davvero,
certe volte i piloti non riescono a ragionare. Lui è entrato a tutta velocità, sembra che doveva entrare, doveva fare un sorpasso, stava entrando in pit lane, sapeva che rischiava 5 secondi. Quei 5 secondi che non ti hanno consentito di lottare contro Russell, perché a quel punto ti dovevi difendere la posizione, sapevi benissimo che per superare Russell doveva avere 5 secondi, non sei neanche andato a prenderlo più Russell, perché non avevi il potenziale di dargli 5 secondi. Era tornato una gara che partiva da terzo, Hamilton partiva da tredicesimo, è arrivato sesto benissimo, Leclerc, oggi la Ferrari ha sbagliato completamente il setup della macchina, oggi qui a Imola, a Miami, ha sbagliato completamente il setup della macchina. Charles sapeva benissimo che la macchina non era equilibrata, per questo aveva portato al limite nelle qualifiche la macchina per cercare di partire almeno prima degli altri, a partire in pole position per avere un recupero, un vantaggio in partenza nei primi giri. Ha portato la macchina al limite, e questa macchina quando viene portata al limite non è la Red Bull, appena tocca un po' di più il cordolo si è andata a muro. Ma lì sapeva già che Leclerc, per portarla in pole position oppure in seconda posizione, per avere un vantaggio nei primi giri, guadagnare quei pochi secondi che poi ti potevano sfruttare più avanti in gara, in qualifica doveva portarla al limite. L'ha portata, però non è la Red Bull. L'altro Aston Martin, Stroll, e che dire di Stroll? Stroll sta lì solo per il papi, senza che giriamo attorno, perché se una Aston Martin arriva terza, l'altra, con tutto il rispetto, non può arrivare a dodicesima a 64 secondi da Hamilton, da Verstappen. Se una Aston Martin sta andando bene, poi l'altra dovrebbe andare, essendo che lo dirò sempre, finché c'è il papi capo della scuderia Aston Martin, Stroll non verrà toccato, ma prima o poi qualcuno dovrà farsi due domande. Vediamo un po' la classifica, allora, senza che la diciamo, se volete me la dico. È impietosa, una classifica davvero impietosa, una classifica che solo a leggerla mi fa male. Scusate, l'avevo persa, aspettate che la trovo. Il bello della diretta, questo è il bello quando uno fa i video in diretta, me la trovo subito la classifica, che ogni tanto il computer si impalla. Ok, classifica, eccola qua. Eccola qua. Abbiamo Max Verstappen 119, Sergio Perez 105, Alonso 75, Hamilton 56, Sainz 44, Russell 40, Leclerc 34, Stroll 27, Norris 10, Pierre Gasly 8, Hülkenberg 6, Esteban Ocon 6, Valtteri Bottas 4, Oscar Piastri 4, Guanyu 2, Tsunoda 2, Magnussen 2, Albon 1, Nick De Vries e Sergei 0. Invece la classifica costruttore è impietosa, dopo 5 gare questa classifica è impietosa a confronto. La Red Bull li sta umiliando, Red Bull 2,24, Aston Martin 102, Mercedes 96, Ferrari 78, McLaren 14, Alpine 14, AS 8, Alfa Romeo 6, Alfa Tauri 2, Williams 1. È impietosa. A proposito, le pagelle usciranno domani, vi posso dire solo i primi voti: Max 10, alieno, Perez 5, Red Bull 6, perché io gli ho dato 6 a Red Bull, voi mi date del pazzo, non è del pazzo, perché non è possibile che una macchina vola e l'altra no, però 6, vediamo. Poi Ferrari 4, sbagliato tutto il setup del weekend. Leclerc 6, ha dovuto portare la macchina al limite e alla fine ha pagato. Sainz 6, Alonso 7, Stroll 0. Signori miei, poi domani usciranno tutte le altre pagelle. Vi raccomando, iscrivetevi al canale
attivate la campanella per essere sempre aggiornati su tutto. Ci vediamo alla prossima. Ciao!